Benvenuti in questo nuovo video. Faccio un video chiacchiereremo un po', quindi mettetevi comodi. Io sono già in compagnia della mia gattona Luna, sicuramente l'avete già vista e conosciuta in un mio video precedente dove l'avevo taggata del mio animale peloso. Se lo avete perso, ve lo metto a fine video, non preoccupatevi. Allora ragazzi, sicuramente avrete visto già il titolo, parlo di un argomento delicato che mi riguarda. Io qui adesso parlo di Daniel, non di Piros, entro nella persona che sono, di Daniel e non di Piros. Faccio una premessa ragazzi, questo video lo volevo fare già da tantissimo tempo. Prima ancora anche di aggiornare il canale per avere già un'idea, tra virgolette. E però non ho avuto il tempo e il coraggio di avere una scaletta su come impostare questo video. Alla fine mi sono detto, Daniel, il video registralo senza nessun problema. Come se stessi parlando con i tuoi amici, con i tuoi migliori amici. E quindi ragazzi, questo sarà un video, io non so quanto durerà, spero che duri un po', almeno vi posso dire le mie emozioni, come mi sento e compagnia bella. Iniziamo subito. Allora ragazzi, io sono gay, non mi vanto di esserlo, anzi ne sono orgoglioso, sono fiero di me stesso e continuerò a esserlo sempre. Cominciamo tutto all'inizio. Allora, io da piccolo sono sempre stato un bambino che ha sempre giocato a macchinine, ha sempre giocato con i soldatini, con i maschi. E ho sempre continuato a giocare con i maschi perché ovviamente le ragazze non mi interessavano. Sta di fatto che da quando ho fatto le scuole medie, elementari, mi sono detto, cioè, sto bene di più con un maschio che con una femmina. Però ancora non avevo ancora bene le idee chiare di quello che, tra virgolette, io volevo. E nel frattempo io mi fidanzai con una ragazza, che è anche una mia amica adesso, e con lei sono stato insieme un anno, però non è successo niente. E da lì ho capito che le ragazze a me non mi piacevano, quindi ho cominciato mi stanno cominciando, mi piacevano i maschi, ragazzi, quello che vi posso dire, mi piacevano quando andavamo a ginnastica, parlo delle superiori, li chiedevi, devo spogliare, cioè a me mi scattava l'ormone, però non facevo, non mi esponevo, non lo facevo capire agli altri, perché se no si sa, prese in giro, che poi vabbè alle superiori è venuto fuori e prese in giro e compagnia bella sono venute, appunto, ma io non ho dato più tanta importanza. Ed è lì che dalle superiori definitivamente ero gay. Poi io a di 22 anni ho avuto la mia prima esperienza con un uomo e a 24 anni mi sono fidanzato ufficialmente con un ragazzo, che è anche un mio ex, spero che stia vedendo questo video. Ciao Beppe. E
stai fatto, io ero insieme a questa persona, però non avevo fatto ancora coming out della mia famiglia. Io avevo una paura tremenda di quello che potesse capitare, anche se mi sospettavano ovviamente, sospettavano perché avevano trovato non vi nascondo nulla, avevano trovato due DVD porno gay, delle riviste gay, dei siti internet gay, quindi se, diciamo che se lo immaginavano. Però io dovevo essere io a fare coming out. Ed è stato appunto il mio ex a dirmi: Daniel, ti vedo male, tu stai male, devi fare coming out, dirlo ai tuoi che sei gay, perché così stai male. In effetti io sono stato malissimo quel periodo, proprio malissimo, malissimo. E un giorno ho detto in me, ah no, ma papà, io sono gay, non l'avessi mai fatto in famiglia, ragazzi, non l'avessi mai fatto, perché ci sono state delle conseguenze abbastanza gravi, purtroppo, ci sono state delle conseguenze abbastanza gravi, di cui mia mamma è svenuta. È stata in ospedale per esaurimento nervoso da parte mia. Scusate. Da parte mia. Io non volevo che mia madre andasse all'ospedale. E non volevo neanche ferire nessuno. Io vi posso dire solo una cosa. Le persone che mi hanno realmente accettato sono stati i miei zii, sia da parte di mia mamma che da parte di mio papà. Non si sono fatti mai problemi. E invece loro, i miei, l'hanno presa malissimo. Mio papà non mi ha parlato per circa un anno. Mia mamma è stata sempre male, non c'è stato più un dialogo. I rapporti si erano degenerati. Man mano che passava il tempo, degenerava il rapporto, soprattutto con mia madre. E apro parentesi, non è che anche adesso che mi vado tanto d'accordo. Magari questo vi farò un altro video. Dopo circa un anno e mezzo, i miei, tra virgolette, si sono arresi, dicendo che loro mi vogliono vedere solo felice, ma per me hanno fatto una farsa, perché io, ok, ho fatto coming out a voi, cosa che dici? Ho fatto coming out con voi, però dovete darmi spazio a come sono, alle mie esperienze. Cosa c'è? C'era mio nonno che mi ha visto piangere e mi sta guardando. Voilà. Dicevo, alle mie esperienze, alle mie idee, ai miei gusti, perché io in camera mia non posso avere foto di persone che si baciano, foto di nudo, foto di bandiere gay o poster gay, in camera mia non posso metterle. E questa cosa a me fa male. Fa male, cioè l'unica cosa. C'ho solo la mia cover del telefono che ho fatto io, che c'ha su la bandiera dell'orso, che poi vi spiegherò anche più avanti cos'è, perché faccio parte della categoria orsi. E di conseguenza io mi sento un po' preso per il culo. Preso per il culo. Sta di fatto che, vabbè, diciamo, superato questo ostacolo. Sono sempre andato avanti senza problemi, ho avuto 5 relazioni, una peggio dell'altra, mi dispiace dirlo, una peggio dell'altra, l'ultima mi è finita a fine ottobre, ma a fine settembre, per colpa di una persona che gelosa, perché si sa, la gelosia fa parte dell'amore, di cose che non ho fatto, c'ho anche le prove, ma non voglio anche in questo entrare in...
in dettaglio perché verrebbe fuori un video solo di parolacce e io non voglio su questo video, su questo canale, parolacce. E niente, da quel momento che i miei mi hanno, tra virgolette, graziato, si fa per dire graziato, ho cominciato a conoscere nuova gente, ragazzi gay, ragazzi che anche loro quando hanno fatto coming out hanno, gli sono successe le peggio cose che non hanno prese bene in famiglia. Cioè, ogni tanto io leggo su internet, ragazzi fanno coming out e vengono sbattuti fuori di casa, a me questa cosa mi fa direttamente girare i coglioni. Beh, i miei se avessero coraggio l'avrebbero già fatto, conoscendomi, essendo il figlio unico, non credo che l'abbiano fatto. Io posso dire quello che penso io dei miei, se poi se c'è qualche figlio di buona donna che gli va a riferire me ne sbatto le palle. Io dico quello che sono. Riprendendo, ho conosciuto tantissima gente, ho conosciuto una persona che è diventato uno dei miei migliori amici e ci conosciamo da circa 10 anni, possiamo dirlo. Ciao Cesare, se stai guardando questo video. E sono sempre andato d'accordo. È un amico, non è stato un fidanzato. Questa persona è stata per me come un fratello maggiore. Sono andato con lui in Spagna la prima volta, mi ha aiutato a trovare momentaneamente un lavoro in Spagna, spesso è a Milano e vado a trovarlo, quindi c'è quel rapporto di amicizia che ci unisce a me e a questa persona. Mi ricordo che la mia prima serata Gaia, chiamiamola così, è stata quando ho compiuto, se non sbaglio, 28 anni e il mio amico mi fa, Daniel, guarda, stasera è il tuo compleanno, ti porto in un bel pub e poi andiamo a ballare. E fu così che mi portò, per chi è di Milano, magari chi non lo sa. Allora, Milano mi ha portato al Company Club, che è un pub di orsi, e io entro in categoria. Un pub di orsi che poi ho continuato a frequentare per un paio di anni, adesso non lo frequento più, per ovvi motivi, non per riguardo locale, per ovvi motivi personali. E poi mi aveva portato anche alla One Way, discoteca gay di Milano. Anche lì non frequento per vari motivi, il più uno è questo, live in diretta da uno dei miei ex. E qui chiudiamo il discorso locale. E ho cominciato a scoprire questo mondo. Molta gente dice, ah, i gay devono morire, i gay devono fare, devono stare sulla terra perché rovinano le famiglie. Non trovo niente di diverso tra una vita da normale, tra virgolette, e una vita da gay. La mia vita è sempre quella. Abbiamo dei gusti differenti. C'è chi piace il gelato al cioccolato, chi piace il gelato alla fragola. C'è chi piace la lasagna, chi gli piace il cannellone. O se no è un misto griglia. Non so se avete capito come posso dire, il paragone. Cioè, siamo tutti diversi, ragazzi, non bisogna aver paura di niente, non bisogna aver paura di niente, bisogna sempre andare avanti con la cresta alta e non fermarsi. Già, la cosa che mi ha fatto piacere è che qualche anno fa è venuta fuori la legge che qua in Italia ci si può sposare, si possono fare riunioni civili. E apro parentesi, io ho organizzato il matrimonio di Miss Aurora, gli amici che mi hanno ospitato in Spagna. È stato bellissimo. Questa cosa mi piace. Spero anche che possa approvare la legge delle adozioni. Ah, io adoro i bambini, sì. Io adoro i bambini. Mi piacerebbe adottarne una, avessi la possibilità un giorno. Questo non lo
Lo voglio fare, ragazzi, lo voglio fare, ci vuole tanto tempo, ma lo voglio fare. Magari quel giorno sarà colui con me a fare il video assaggio con questi video. Che ne dite? E adesso, ragazzi, vedete, bisogna essere felici. Sto bene, sono felice, nonostante il calcio in culo che ho passato. Grazie al cielo, durante tutte le mie relazioni non ho avuto mai episodi di omofobia. Grazie cielo e ringrazio. E diciamo la verità che con l'Italia l'omofobia non è punibile per legge, almeno per ora, ma io spero che arrivi al più presto una legge perché veramente non si può sentire una volta al mese coppia gay aggredita fuori dalla discoteca, gay si è suicidato per il fatto dell'omofobia in famiglia. Cioè, ma ragazzi, un po' di serietà, siamo esseri umani, non ci trattate come bestie. E niente, bisogna essere felici. Io, detto che ho conosciuto questa gente, questi nuovi amici, ho amici gay, e sono orgoglioso di averli conosciuti. Sempre. Non smetterò mai di dirgli grazie. Conosciuto loro, conosciuto appunto Miss Aurora e Mafalda, i miei amici drag queen, stanno vivendo da Dio. Io sto vedendo tutti i miei amici gay, tutte le coppie che stanno da Dio, non hanno problemi. Io ho la sfiga che non riesco a trovare il moroso, ma non mi interessa perché non so, adesso dopo 5 relazioni basta. Si chiudono le gambe, come si suol dire, si chiude, basta, non voglio più. Cioè, sto vedendo che tutto questo è una bellissima storia. Non dobbiamo rovinare la storia con questa omofobia di merda, scusatemi il termine, perché questa no, è omofobia di merda. Cioè, sicuramente qualche omofobo guarderà questo video e non avrà il coraggio di commentare. Ma ricordatevi una cosa, cari omofobi. La comunità gay e LGBT è una grande comunità. Noi ci impieghiamo 2 secondi a rompervi il culo. Ok? Quindi state in campana. Ho cominciato poi nel 2000, quando sono ho cominciato? Nel 2016-2017 sono stato al mio primo Gay Pride a Milano, è stato bellissimo. Spero di andarci anche quest'anno, ma non lo so, non sono ancora sicuro, non lo so ragazzi, potrei dirvi sì o potrei dirvi no. Nel caso vado, che di solito è a giugno, vi farò il video e non vedo l'ora. Se ci vado ovviamente, eh. Dall'anno scorso c'era anche qua a Bergamo, magari potrei anche andare a quello di Bergamo, vediamo un po'. Comunque ragazzi, io sono, ripeto, sono gay, sono orgoglioso di esserlo, sono orgogliosissimo di esserlo, non ho nessun rimpianto. Se tornerei indietro sarei ancora gay, assolutamente. Assolutamente fiero di esserlo. Quello che posso dire a una persona gay ma ha paura di fare coming out, posso dire questo: allora, noi gay siamo molto sensibili come carattere. Quello che posso consigliare, ragazzi, è di fare coming out il più presto possibile. Perché più lo fate dopo, più conseguenze arriveranno. Cioè, vi ho detto le mie di conseguenze, che mia mamma è stata in ospedale, mio papà non mi ha più parlato, eccetera, eccetera. Fatelo il più prima possibile, perché veramente, ragazzi, il più prima possibile, mai tardi, almeno lo fate e vi togliete questo peso. Cioè, io sto vedendo e ho anche sentito i genitori del mio ex quando gliel'hanno detto, loro non hanno detto: ah, sei gay, ho un figlio gay, di qui di là. Anzi, l'hanno accettato per come è. Dovete, ragazzi, dovete
Dovete usare le parole giuste con i vostri genitori e i vostri amici per dire, per fare il vostro coming out. Fatelo, 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 non avete paura, uscite allo scoperto, se avete, anche se avete, avete paura, volete chiedervi qualcosa, volete chiedermi qualcosa, scrivetelo nei commenti o scrivetelo in, in direct, in Instagram, se non volete, se volete rimanere anonimo. Veramente ragazzi, siate voi stessi, non avete, non abbiate paura di fare coming out. Una volta che avete superato l'ostacolo del coming out, vi si aprirà un mondo che voi non potete immaginare e sarà solo belle cose e la strada sarà tutta in salita, parola mia ragazzi. E niente ragazzi, questo era un video chiacchiera, spero che vi sia piaciuto. Cosa ne pensate voi dell'omofobia? Cosa pensate dell'omofobia? È da punire assolutamente con qualche pena molto drastica qui in Italia? Fatemelo sapere nei commenti. Se volete aggiungere un pensiero, un parere sulla nostra comunità LGBT, gay, eccetera, eccetera, fatemelo sapere che sono ben contento di parlarne e magari condividere anche il vostro messaggio. Io con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutte le persone che mi sostengono ogni giorno. Io sono felice, felice, felice di avere queste persone e permettetemi prima di chiudere questo video di dire una cosa. Mi chiamo Daniel, sono gay e sono orgoglioso di esserlo. Alla prossima ragazzi!